dove sei in questo momento, Nicola? Sei a Geelong o sei a Darwin? Sono a Geelong. A Geelong, dove devi andare, Aldo, fra 10 giorni. Geelong... Sì. Sì, c'è un bellissimo lungomare, sì, c'è un bellissimo... Pensa, planeta, no, una cosa che vi voglio, una cosa molto attenti, se tu vai giù fino Ballerine, questa, la penisola, fino, fino al Rip si chiama, c'è un canale che è collegato all'altra, all'altra parte della baia, ecco, lì è molto pericoloso, ci sono delle correnti pericolosissime, quindi mi raccomando non nuotate nel Rip. Certo, sono tutti lì, lì, lì in pratica c'è l'oceano indiano e il Mar di Tasmania, si incrociano tutti e poi inizia lo stretto di Bass. Ho capito dove dici tu. Hai capito? Il RIP. Il RIP è questo qua, guarda. Sai cos'è il RIP? Questo qui. Riposa in pace, uomo. Rest in peace. Rest in peace. Questo weekend hai intenzione di riposare o... Beh, questo weekend posso salutare tutti quelli che tireranno le arance a Camelot. Saluto molti amici che sono sui carri. Ma quando è domani, sabato? Dunque, credo che fanno 3 giorni la battaglia. Domenica, lunedì hai e mai martedì. Partecipato finora? No, mi hanno invitato, anzi, mi hanno invitato anche alla cena della Mugnaia e grazie, comunque non ci sarò e niente, sarò però in bicicletta, uomo. Oh, finalmente, dove perché vai? Niente, vado con la bicicletta. Una bicicletta cosa può fare? Andare, eh? Una bicicletta? Una bicicletta può schivare, può difendere, apparire e scomparire. Una bicicletta può volare, può parlare, però devi essere sincero, tutt'uno con la tua ruota e devi saperla ascoltare. Come? Un pelle rosso ascolta il vento. Buon weekend. Pensate, sono in grado io di ricordarvi esattamente quello che ha detto. Quello che ha detto, dai. Ve lo ripeto pari pari. Arriva coi testi. Però c'è di buono che impari a memoria. È una poesia, questa è talmente poesia. Ceccato che l'impara pur di non leggerli in diretta, se l'impara a memoria prima. Bravo, Aldo, questo è professionismo. Bravo. Hai vinto un weekend a Geelong. Vai, vai. Ci vediamo in Australia. Buon fine settimana. Ciao.